Lo sto assaggiando per voi. Me ne vado. È buono, è morbido. Il peperone è ancora bello croccante. È una poesia. Ragazzi, mi raccomando, se vi piace il video, mettete un like. Se vi piace la ricetta, provate a rifarla. Se non vi piace la ricetta, guardate il video uguale perché l'ho fatto io con tanto amore per voi. E poi che vi devo dire? Se ancora non avete fatto, due cose. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e la terza, mettete un like al video. Oggi ho preparato il pollo con peperoni e voi dovete fare una cosa, rimanete qua a guardare il video e vedete come ho preparato. Mi raccomando, ti voglio bene, guarda la ricetta. Ciao cuore, guardate il piatto. Quello che andiamo a fare oggi, secondo me, è un piatto che non ha né età, né stagionalità, né umori, né sentimenti, niente, è sempre buono. Perché il pollo con peperoni lo puoi mangiare d'estate, d'inverno, d'autunno, in primavera. Quando ti pare, a maniche corte, col maglione, è un piatto universale. E perché non farlo? Visto che comincia a far caldo, si avvicina Ferragosto, io vi sto già lanciando l'idea per quel piatto, per quella ricetta da fare con gli amici, con i parenti, il giorno di Ferragosto. Ma che vogliamo fare? Iniziamo a vedere gli ingredienti. Tanto già vi ho detto che è il pollo con peperoni, quindi ci avremo il pollo, sopra coscia, coscia, ho tagliato un po' dei pezzetti di pollo, le alette, guarda che belle le alette. Belle, ruspanti, tanto prezzemolo, una cofana di aglio, ma no, uno spicchio. Qui ci vuole tutto l'aglio che trovate. I peperoni, mi raccomando, vieni qua, guarda, guarda, devi guardare negli occhi. I peperoni solo rossi, al massimo quelli gialli, ma quelli verdi lasci proprio sta. Poi abbiamo il pomodoro, sale, olio, un po' di pepe, il concentrato di pomodoro. Iniziamo a cucinare. Iniziamo dai peperoni, quindi olio in padella, generoso, ma non è che l'olio si chiama generoso, mettetecene tanto. Poi iniziamo con l'aglio, io parto con 3 spicchi d'aglio. Facciamo così, uno spicchio intero, due spicchi intero, il terzo a fettine. Fatelo fino fino così non si sente, si scioglie poi nel condimento, però quello che andate a tritare darà il sapore vero e proprio. Questi qua accompagnano, quando lo metti intero accompagna, ma il sapore vero e proprio ce l'hai quando lo triti l'aglio. Eccolo qua, sembra fatto apposta, coltellino col manico rosso, col peperone rosso. Allora, già è lavato. Lo andiamo a pulire, lo andiamo a privare dei semi. Ah, vedi, questo c'è un peperone nel peperone, magico. Quindi lo apriamo a metà, rimuoviamo la parte bianca. E adesso lo andiamo a tagliare a listarelle, non troppo fine e né troppo grandi. Questa è la misura che a me piace. Dentro al pollo, insieme al sugo, non si deve sfagnare, e manco si deve perdere, si deve vedere. E le andiamo subito a mettere in padella. Vieni, vieni, guarda che bello, come si sente il rumore del soffritto. E poi ci tagliamo il prezzemolo, perché in questa ricetta il prezzemolo ce ne va proprio a iosa. Allora, la cottura dei peperoni. In questo caso il peperone dovrà cuocere in una maniera molto molto veloce e a una temperatura molto alta, quindi l'induzione la portiamo a 8. Gli facciamo prendere molto calore, si dovranno arrostire e poi li spengiamo, perché poi termineremo la loro cottura insieme al pollo, insieme al sugo. Quindi mi raccomando, non li cuocete troppo, sennò poi si sfragnano tutto. Prezzemolo, una bella sciacquata, girate i peperoni, sennò si attaccano.
faccio tutto fino fino fino. Ok, una parte, vieni, vieni, guarda, una parte la aggiungiamo subito ai peperoni e l'altra parte me la lascio, e l'altra parte me la lascio per quando rosoleremo il pollo, aggiungeremo il pomodoro, mettiamo l'altra parte di prezzemolo. E ora ti faccio vedere un trucco, un segreto, guarda, questo è un segreto che ti do. Alza la temperatura al massimo. Prendi l'aceto di vino bianco, aceto di vino bianco, e gli dai subito una prima sfumata così, leggera leggera. E i peperoni l'abbiamo fatto. Non è che te la voglio d'addosso. Questa è la padella in ghisa che utilizzerò per usare il pollo. E visto che la ghisa si utilizza quando è bella rovente, io adesso accendo subito la padella al minimo, in questo caso la metto a 2, e la faccio surriscaldare bene bene bene, perché ci avrò ancora 5-6 minuti per tagliare il pollo, bruciarlo. E adesso iniziamo a togliere, a bruciare i peli al pollo. Abbiamo finito, l'ultimo pezzo di pollo. I peli sono stati tolti. Poi prendo un pezzo di carta e rimuovo i peli. Padella a 9 in ghisa, olio, qui preparatevi che si schizza, io sto all'aperto, schizzerò all'aperto, se state a casa schizzerete dentro casa, però ne vale la pena. Iniziamo a sentire il bel rumore. Allora guarda, la cottura, la prima cottura te lo dico, ma lo saprai dalla parte della pelle. Allora, non fate come me, se prendete tanto pollo prendete pure una padella grande, io se decoccio e prendo le padelle piccole e tanto pollo. Guardate come è cotto, vedi? Questa è una bella rosolatura. Mettiamo un po' di pepe, i pezzi cotti li tolgo, questo è bello rosolato. La sovraccoscia è bella e aggiungo subito l'altro pollo, uno lo levo e uno lo metto. Okay. Guarda come si sta rotola bene. La ricetta del pollo con i peperoni, a quello che so io, quello che ho visto io, quello che in giro per i ristoranti romani, il rosmarino, la cipolla non ce vanno. Poi se ci volete mettere, metteteci, però l'aglio, il prezzemolo sì, pomodoro sì, il pollo così, basta. Il pollo è pronto, lo trasferisco tutto qua. Ah, dimmelo, dimmelo, non è sfumato con il vino bianco, no? Eccolo. E preparo un mix. Guarda Buzzi che fa. Preparo un mix tra vino bianco, un bel bicchiere,
aceto di vino, bel bicchiere. E poi a me invece piace, un po' viziato, un cucchiaino da caffè, poco poco, aceto balsamico. Così. E adesso vai giù a sfumare. Deglassiamo tutto il fondo di cottura, così puliamo pure la padella e questo sughetto che ho preparato deglassando il fondo di cottura del pollo lo aggiungerò dopo, quando il pollo starà sommerso dal pomodoro e peperoni. Il grosso è fatto, adesso dobbiamo soltanto assemblare tutti gli ingredienti. Mi riprendo la padella di ghisa con il brodino, col sughetto che abbiamo ottenuto deglassando il fondo di cottura. La padella con i peperoni, lascio l'aglio, lo levo dopo e comincio a posizionare il pollo così. La cottura è bassa bassa, quindi mettetelo proprio a 4 se c'è l'induzione, se no metà fiamma, medio bassa, insomma. Questo ci va, basta, quest'altro li cuoceremo dopo. Adesso diamo una girata, facciamo salire sopra qualche bel peperone, se no rimangono tutti sotto. Adesso guarda, aggiungiamo il fondo di questo. Poi il pomodoro, il pomodoro lo prendo impelato e poi lo sfragno a mano. Io ho preso una polpa a pezzettone. La passata è troppo fina, un po' di consistenza ci sta, perché poi questo piatto finisce con la scarpetta e quando fai la scarpetta ti trova un po' di consistenza, secondo me, nel pomodoro. Allora, due barattoli di polpa a pezzettoni. Il sale nel pomodoro, prezzemolo, e un bel cucchiaio di concentrato di pomodoro con una buona maestria e equilibrio. Cerco di distribuire il pomodoro all'interno della padella. Coperchio, chiudo tutto e lo facciamo cuocere per 1 ora e 20 a temperatura medio bassa. Ragazzi, il pollo con peperoni è pronto. Che piatto, che piatto, un piattamolo. La coscia, la sovraccoscia, un'altra coscia. Voi state a mangiare con l'occhio, eh? E te posso. Prezzemolo fresco sopra. Ragazzi, il video è terminato. Spero che vi sia piaciuta la ricetta. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un like se vi è piaciuta la ricetta. Noi ci vediamo con il prossimo video, la prossima buzzicata. Vi voglio bene. Guardate questo piatto. Ciao, core!